Apriamo la prima scatola. All'interno troveremo una, due e tre bustine di pezzi in plastica e prendiamo quella dove all'interno ci sono questi pezzi. Faccio vedere così. Sono quattro. Insieme a questi abbiamo anche i due cuscinetti. Questi per il momento li possiamo spostare. Prendiamo questo pezzo, ci inseriamo il cuscinetto. Eliminare tutte le sbordature della plastica e rendere liscia la gola della, in maniera tale che le cinghie poi scorrano liberamente all'interno. Prendiamo la cassa numero 9 che contiene tutti i dadi e le viti. E queste io adesso consiglierei di tenerle sempre a portata di mano in modo da trovarle velocemente ordinandole secondo una numerazione. Lo possiamo levare. A questo punto prendiamo un saldatore, la busta, prendiamo tutte le parti in plastica nelle quali andranno a affogare con il saldatore vari dadi di varie misure. Ok, allora partiamo dal primo pezzo. Qui bisogna inserire un dado che dalle istruzioni ci dice che è un dado M5. Prendiamo l'M5. Mettiamo a posto qua in ordine, lo inseriamo nella sua sede qui, se vuoi farlo a favore di camera è un bel problema, e con il saldatore lo si riscalda il tanto necessario per farlo entrare.
prezzo, allo stesso modo ci sono due alloggiamenti in cui vanno inseriti sempre due dadi M3, d'ora in avanti useremo solo gli M3. Quindi passiamo al quarto, anche qui c'è da inserire due, uno qui e uno qui, li prendiamo, li appoggiamo, riscaldiamo appena appena fin tanto che non inizia a scendere nella plastica, ecco. Poi ce lo spingiamo dentro, lo stesso facciamo col secondo qui, ed è fatto. Passiamo al successivo, c'è da inserirne uno qui in mezzo, questo è un po' più complicato, sempre un dado M3, successivo a questo nel suo alloggiamento, ancora un dado M3, pezzo è questo, ne abbiamo da inserire 1, 2, 3 e 4. Prendiamo 4 dadi M3. Iniziamo da qui. Con questi qui. Questi sono larghi e dobbiamo intervenire con la colla. Quindi mettiamo il dado, poi facciamo cadere sui bordi cercando di non sporcare la filettatura, questa colla liquida appresa larga. Thank you.
Allora, ne vanno inserite 4 negli angoli e 2 negli anelli interni del supporto dell'LCD. Quindi iniziamo con le 4 degli angoli. Allora, qui le sedi sono un po' larghe, per cui, e non hanno una forma precisa, cerchiamo di adattarle col saldatore, riscaldiamo un po'. Farle entrare dritte nello sede e poi dovremo metterci della colla per fissarle. L'ultimo pezzo è questo, va inserita una dado M3 qui. E abbiamo finito. Passiamo quindi all'assemblaggio dell'asse X della stampante. Apriamo la scatola. E abbiamo dei cuscinetti, dei pezzi in plastica, delle cinghie con le pulegge, due barre in acciaio. All'interno vanno inseriti i cuscinetti, uno da questo lato, uno dall'altro, lo stesso qui, uno dall'altro e dall'altro, e vanno inseriti a pressione. Qui la plastica può essere, questa fessura può essere intera, la tagliamo con la forbice per permettere l'allargamento della fessura che consente l'alloggiamento del cuscinetto.
queste sono le mule per fare. Prendiamo la vite M3 per 20 mm, M3 per 20. E poi servirà la M6 per 40. Qui il buco si è chiuso, lo puliamo per permettere alla vite di entrare. Va inserita così. Quindi allarghiamo la serie della vite in modo che possa scorrere e la facciamo entrare qui. Poi inseriamo la puleggia al centro. Ecco, se non scorre come in questo caso dobbiamo dargli un'altra limata. Prendiamo la scatola che contiene l'elettronica, che è la cassa numero 6, e al suo interno troveremo, in questa scatola un po' più grande, delle due, gli endstop, che sono i sensori di fine corsa, che sono questi. Ne prendiamo uno.
all'interno della bustina della protezione che abbiamo appena aperto c'è un supporto che lo aveva inserito con le due righe. Questo è il supporto e le viti necessarie sono le M3 10 mm. M3 per 10 mm, qui ne servono due. Allora prendiamo l'endstop, sensore fine corsa con il suo supporto, inseriamo le viti M3 e i dadi di fissaggio. Prendiamo le barre che avevamo preparato prima, e su quella che ha un cuscinetto infiliamo le barre, così. Poi prendiamo i pezzi che avevamo preparato prima. Allora, nella scatola dell'elettronica c'è anche, sono anche i motori che sono qui dentro. Prendiamo uno, lasciamo il cavo che per adesso non serve. Quindi abbiamo bisogno di un motore di due, di una vite M3 per 16 mm e il pezzo plastico che abbiamo trovato nella scatola aperta. Insieme al pezzo assemblato. Allora, questo pezzo va inserito qui. Ci vorrà la vite lunga, per fissarlo
sul motore. Che avremo l'accortezza di mettere con la sua presa cliccare in basso. Prendiamo una vite M3 25 mm che va inserito qui in questo foro. Poi prendiamo dalla bustina che era nel pacco la puleggia, la inseriamo sull'asse, sull'albero motore, in modo che il taglio corrisponda con la vite di stop. E con la prossima chiave inseriamo, lo fissiamo. Adesso procediamo al montaggio dell'asse Z. Abbiamo la scatola numero 3. E abbiamo, come al solito, una serie di pezzi di plastica, due barre filettate, due barre lisce,
telaio della stampante. Dei fissaggi delle barre filettate. Prendiamo al momento, ci servirà questo e questo. E 4 viti M3 10 mm. M3 per 10 6 viti M3 10 mm. I motori vanno alloggiati qui con l'attacco elettrico esterno. Adesso servono i supporti delle aste, sono questi, insieme a 2 viti M3 da 10 mm e 2 viti M3 da 18 mm. Le viti lunghe da 18 mm vanno a destra, le
Abbiamo preparato l'asse X da unire con l'asse Z. Prendiamo le due barre d'acciaio e inseriamo i fori. Prendiamo l'end stop che avevamo preparato e lo mettiamo da questo lato. Così. E quindi abbiamo montato l'end stop qui. Sul lato sinistro quella della stampante. Adesso prendiamo il fissaggio delle aste filettate. Andiamo a fissare di prima sull'albero motore.
partiamo con l'assemblaggio dell'asse Y, la cassa numero 4. Prendiamo le due barre filettate da 370 mm, ci serviranno 4 rondelle M10, 4 dadi M10, eccoli qua. M10 col diametro 30 mm, 10 dadi M10.
prendiamo dei dadi M10, 4, e 4 rondelle. Le barre vanno fissate con delle fascette. Servono 4. Una vite M3 20 mm un dado M3 25 mm. Ce ne vogliono due. Prendiamo la vite lunga. E questa va invitata qua, la mano qua. Il supporto del motore e 3 viti M3 10 mm.
possibile. Thank you.
una lite M3 20 mm e un dado M3. Qui va inserito il dado, questa fessura, e cerchiamo di... Allora, si inserisce qui insieme a due cuscinetti. E qui si fissa nella apposita scanalatura. Prendiamo una fascetta. Inseriamo nelle apposite qui per fissare la parte al cuscinetto cilindrico. Per assemblare la cinghia la facciamo passare la cinghia nella puleggia, e questa poi adesso fa una Allora, smontiamo il pretensionatore della cinghia, svitando i dadi che lo tengono fisso. Estraiamo il supporto della puleggia e inseriamo la cinghia all'interno della sua gola. Dopodiché ne vediamo un po', poi lo rimontiamo al suo posto. Poi portiamo la cinghia dall'altro lato, facendola passare con i denti verso l'alto, e adesso si inserisce in questa scanalatura, si va a passare da qui
e poi intorno al cilindro dentato del motore e si ripassa all'interno della ruota. Fissata all'interno di questo strozzatore. Allora, abbiamo inserito i due capi delle cinghie in questo strozzatore e adesso andiamo a stringere in maniera da tenerlo fissato. Allora, abbiamo passato i due capi liberi della cinghia nello strozzatore, abbiamo serrato la vite dello strozzatore, adesso non resta che fissare con delle fascette i capi liberi. Quindi allora, prima di serrare la cinghia occorre fare in modo che nel rimontare il pretensionatore questo abbia la possibilità di giocare, di essere teso nel momento in cui la cinghia con l'usura dovesse rallentarsi, e quindi non va montato tutto a pieno fine corsa, ma va lasciato una certa possibilità di serraggio. Adesso abbiamo messo quattro fascette per chiudere i capi liberi della cinghia, le serriamo. Tagliamo la parte in eccesso anche della cinghia. L'estrusore che va inserito in questo suo spazio è necessario prima smontare questa parte in plastica che raffredda la parte terminale dell'estrusore, del ventilatore, quindi poi è possibile inserirlo. Facciamo passare i cavi
Ecco. E poi si prendono due viti M4 per 6 mm che serviranno per il fissaggio dell'estrusione sulla sua staffa. I fori sono qui in basso. Quindi abbiamo fissato l'estrusore con le due viti che sull'apposita staffa. Adesso possiamo anche rimontare il terminale in plastica del ventilatore. Ecco. Allora, adesso prendiamo la parte in plastica che serve per proteggere il terminale riscaldante e una vite M3 per 20 mm. Si posiziona, si fanno passare i cavi della fessura laterale, dello spazio laterale. E si inserisce qui. Si vede, sì. Poi si mette parte terminale del ventilatore e la vite da 20 mm. E servite il tutto. Bene, adesso prendiamo da questa scatola il vetro da montare sulla base che va appoggiato semplicemente sul piatto e fissato con 4 clip. Semplicemente. Nella scatola dell'elettronica troveremo la scheda RALS, che è questa qui che andremo a installare adesso, utilizzando il supporto che si trova in questa scatolina, perché questo. Ci serviranno anche due viti M3 da 20 mm. La scheda si alloggia qui. Le viti andranno inserite una qui. E una sull'altra diagonale, sulla diagonale. Allora, le due viti vanno inserite in questi due fori e la scheda va fissata al telaio, quindi. Nella scatola elettronica troveremo anche il pannello LCD, poi prendiamo il suo supporto in plastica insieme a questo, poi ci servono 4 viti M3 da 10 mm e 2 viti M3 da 20 mm. Prendiamo il pannello e lo mettiamo, facciamo passare i cavi dentro.
Lo mangiamo così. Chiaro. Abbiamo montato le quattro viti, adesso qui dobbiamo montare la staffa dell'LCD inserendo il dado. Ferma questo momento. Allora, abbiamo inserito i dadi nella loro casa, mettiamo il supporto, prendiamo le miti M3 20 mm e avvitiamo la staffa dell'LCD. Qui. Poi l'LCD va montato nella parte posteriore del telaio, ci sono le due viti in alto. Prendiamo due dadi M3 per fissare la staffa al telaio. Fissato con le due rivedali. Ecco. Allora, dalla scatola dell'elettronica abbiamo due catene portacavi, una da 25 e una da 27 pollici, e poi abbiamo una busta con tutta la cavetteria. Dovremo inserire nella catena 5 cavi, 1, 2, 3, 4. Allora, sistemiamo i cavi con tutti i terminali bianchi da un lato e tutti gli altri cavi dall'altro. Dopodiché ci uniamo un filo che ci aiuterà a sistemarli nelle catene portacavi, li raggruppiamo nel nastro. Questo va inserito prima nella catena più corta, dal lato femmina. Thank you.
Allora, procediamo al montaggio della catena, al fissaggio della catena che va inserita qui, in questa maniera, facendo uscire carica. I cavi andranno poi connessi ai connettori. No. Adesso passiamo i cavi prima attraverso questo passaggio. Facciamo passare anche la catena portacavi. E li facciamo passare in basso nel ponte, sotto questo ponticello di plastica. E fissiamo la catena nel suo apposito spazio. Fermo un po', lasciamo libero questo cavo qua dell'ernesto. La catena della parte posteriore prendiamo gli altri due cavi che servono per collegare gli endstop e li mettiamo al loro posto. Il primo è questo. E l'altro endstop si trova sulla parte inferiore.
collegare sulla scheda i cavi dei motori. Il motore dell'asse X va collegato a questa serie di pin, l'asse Y a quest'altra serie e i due motori dell'asse Z su queste due serie di pin, indifferentemente perché tanto lavorano in parallelo. Allora, l'asse X va collegato al primo, abbiamo detto. Con, avendo l'accortezza di mettere il cavo nero in basso. L'asse Y è questo. Sempre il cavo nero in basso, questo lì. Poi ci sono i due motori dell'asse Z, una a destra e una a sinistra, anche questi con il cavo nero in basso. I cavi che collegano i tre endstop alla scheda elettronica vanno inseriti su questa serie di pin. Sono tre endstop per sei file di pin, vanno inseriti partendo dal basso alternando uno vuoto e uno pieno, uno vuoto e uno pieno. Quello più in basso sarà l'asse, il sensore endstop dell'asse X, che è quello che viene fuori dalla catena portacavi. E quindi va inserito in basso tenendo il rosso verso l'interno della scheda, in questa maniera. L'asse Y saltando una serie di pin e sempre con il rosso verso l'interno, e infine l'ultimo. Colleghiamo adesso i cavi del ventilatore, che raffredda la punta. Questi vanno collegati in basso su questa mozzetteria, sempre con la solita accortezza di mettere il positivo, il cavo rosso sul positivo. Colleghiamo adesso il sensore di temperatura che andrà collegato su questa fila di pin negli ultimi due in basso. Rosso nero.
prepariamo adesso il ventilatore, prendendo dalla scatola elettronica la ventolina, il suo supporto e due viti M3. Lo schermo LCD all'interno di questa fessura e poi li inseriamo nella serie in alto dei pin. La ventolina che raffredda la scheda elettronica con due viti M3 12 mm. Colleghiamo adesso gli ultimi cavi, che sono quelli delle due, della ventolina appena montata e quelli della ventolina che raffredda l'estrusore, nonché i cavi di potenza dell'alimentazione a cui collegheremo l'alimentazione, e andranno collegati nella morsettera verde qui in basso, nei primi due spazi interni della scheda. State attenti sempre di mettere il rosso sul più e il nero sul meno. Allora, la morsettiera verde si può sfilare e collegheremo i rimanenti cavi rosso in questa posizione e il nero in quest'altra. E sono, abbiamo detto, i tre cavi che provengono dell'alimentazione e i due che provengono dai due ventilatori. Sediamo sul telaio.
Colleghiamo l'alimentatore in dotazione alla stampante al connettore dell'alimentazione. Premendo su questo interruttore si può selezionare la voce control, dove troviamo poi, ruotando, si scende nel menu filament, scegliamo l'opzione load, cioè proviamo a caricare il materiale di stampa. Arrivati alla temperatura di 220 gradi possiamo ancora di nuovo selezionare la voce insert and press, poi premiamo dopo aver inserito il filamento nell'apposito buco dell'estrusore. A questo punto la stampante carica da sola il filamento e è pronta per la stampa. Thank you.